Bentrovati, nuovo appuntamento con Verso gli Altari, puntuali come sempre nel nostro viaggio attraverso la scoperta di tante figure che ci parlano di spiritualità, di fede, di impegno verso il prossimo. Storie di vita alla scuola d'amore di Padre Pio, che ogni settimana ci viene presentata anche sotto l'aspetto, ecco, la lettura della spiritualità Francescano Cappuccina da Fra Ezio Varvara in collegamento dal convento di Morcone. Bentrovato Fra Ezio, pace bene. Ciao Nicola e bentrovati a voi amici di Padre Pio TV in questo nostro appuntamento del sabato mattina. Un appuntamento che da qualche tempo a questa parte ha preso in considerazione un aspetto in particolare di quella che noi definiamo santità in generale, al di là di quella che può essere, come diciamo sempre, la definizione canonica di santità attraverso i processi che poi portano al riconoscimento ufficiale. Ma parliamo di quella santità della porta accanto, di quelle storie di vita, come recita anche il sottotitolo del nostro programma, che ci parlano di ragazzi, ragazze che vivono una vita a volte anche lontana dalla stessa chiesa, ma che poi pian piano assume prende una strada tutta diversa. È un po' il tempo di Quaresima al quale ci stiamo approcciando, ci parla proprio di questo, della conversione, del cambio di rotta delle nostre vite. Ebbene, questi ragazzi poi vivono delle situazioni difficili, momenti molto spesso drammatici, ma che lasciano nel cuore come dire, quella luce alla quale facciamo sempre riferimento, soprattutto in chi li ha conosciuti. E oggi parleremo in particolare di una donna dell'inizio Novecento, Maria Bolognesi, e una ragazza dei nostri giorni, Alessia Mairati. Ci trasferiremo in Ecuador, idealmente per scoprire cosa ha lasciato questa ragazza dal punto di vista della solidarietà e dell'attenzione nei confronti del prossimo. Non vi svelo molto perché sono storie davvero particolari, delle quali Fra Ezio, ecco, vogliamo lasciare ai nostri telespettatori la gioia e il gusto di poterle assaporare nel corso della puntata. Ma vogliamo iniziare con una delle figure che ci riguardano più da vicino, Fra Ezio. Vogliamo parlare di Fra Daniele Natale. Certo Nicola, io direi mandiamo subito la clip così poi avremo modo anche di condividerne l'esperienza di questa figura bella, figlio di Padre Pio, figlio spirituale di Padre Pio. Vediamo. Fra Daniele Natale rappresenta una delle più belle figure di frate minore cappuccino, vissuto sulla scia dell'esempio e dell'insegnamento del venerato Padre Pio. Egli ha sottolineato tre aspetti che hanno costituito il suo modo di essere figlio spirituale di Padre Pio: la preghiera, la sofferenza, la direzione delle anime. Era difficile vedere Fra Daniele senza la corona del rosario fra le mani. E non si doveva far fatica nel percepire il profumo di una preghiera semplice, sincera, profonda ed assorta. La potenza dell'intercessione, la luce chiarificante proveniente dall'immergersi nel mistero di Dio, la forza e la serenità di accogliere il dolore, l'incomprensione e la sofferenza hanno avuto in Fra Daniele, erede degnissimo dell'immensa schiera di religiosi fratelli cappuccini, un esempio vivente e parlante. Fra Daniele, nella sua non brevissima giornata, era nato a San Giovanni Rotondo l'11 marzo del 1919, ha sperimentato ed accolto come sua particolare missione le debolezze e le sofferenze dell'infermità corporale. Non riusciva più a tenere il conto dei tantissimi interventi chirurgici subiti, che puntualmente lasciavano i loro dolorosi segni. Soprattutto negli ultimi anni, era pienamente convinto che il Signore gli stava chiedendo un supplemento di dolore per la propria santificazione e per la conversione dei peccatori. Fra Daniele, come sempre,
come aveva appreso dal venerato Padre Pio, non si tira indietro e con disponibilità e generosità richiede, accoglie ed offre al Padre la sua croce, unita e sostenuta da quella del Figlio unigenito, per il bene dei fratelli. Fra Daniele ha aiutato ed accompagnato spiritualmente tantissimi fratelli, ha ridato serenità e fiducia agli smarriti, ha fatto ritrovare ai lontani la strada del ritorno a Dio, ha costituito un sicuro punto di riferimento a tantissime famiglie nell'impegnativo cammino della vita cristiana. Ha compiuto il ministero di guida, non tanto con la sapienza degli uomini, ma attraverso la limpida testimonianza della sua esperienza religiosa, attraverso la semplice ed accorata parola di conforto e di speranza, attraverso l'amorevole attenzione e vicinanza alle tante situazioni di povertà spirituale e materiale che si incrociavano con la sua strada. Siamo sicuri che Fra Daniele, nella luce di quella stella che non conosce tramonto, Cristo, Signore risorto, guarda e protegge ora come non mai il cammino della sua famiglia del sangue, dei suoi fratelli nella sequela di Francesco e dei tantissimi che lo hanno avuto come padre, come guida e come amico. È un rapporto particolare quello con Padre Pio, dalla sua vita, dalle testimonianze, ma un rapporto, diciamo, di una persona che si è affidato a Padre Pio, ma ha fatto il suo cammino secondo il suo stile, le sue caratteristiche. Mai un santo non è mai una copia di un altro santo. Davanti, intorno a Padre Pio sono nati tante persone, tanti laici o religiosi o religiosi, che alla scuola di questo gigante, diciamo, della nostra storia contemporanea hanno appreso il modo di essere se stessi nelle mani di Dio, ecco, di farsi guidare. Una delle immagini più belle che uso sempre per quanto riguarda il rapporto da Padre Pio e anche Fra Daniele è come nella scrittura i profeti immaginano Dio come un grande vasaio che utilizza la creta. La creta è sempre la stessa, però la creta viene modellata se si lascia modellare e ogni pezzo è un pezzo unico, pur essendo tutti della stessa creta. E così anche tra Fra Daniele e Padre Pio, questo rapporto innanzitutto di affettivo, di amicizia, di filialità, di obbedienza, di imitazione, ma che Fra Daniele ha sviluppato secondo le sue caratteristiche umane, col suo carattere gioviale, col suo carattere attento alle persone, qualsiasi tipo di persone, e con quest'ansia sempre di portare le persone al Signore, questa grande ansia. Tutta la sua vita, anche quando andava per parlare di Padre Pio ai vari gruppi di preghiera, la sua intenzione era sempre quella di aiutare le persone nella loro vita quotidiana a riavvicinarsi a Dio, chi magari era lontano, oppure da rafforzare il rapporto con il Signore attraverso la preghiera. La preghiera, per esempio, la preghiera del Rosario alla Vergine Santa, oppure l'accettazione della volontà di Dio, oppure addirittura l'offerta di se stessi per il bene dell'umanità insieme alla croce di Cristo. E cose che lui dice espressamente, apprese direttamente dalla... Anche se non è stato molto tempo con Padre Pio di continuo, ma ogni volta che veniva, ogni volta che sostava qui a San Giovanni Rotondo, il suo rapporto con Padre Pio era un rapporto così di attenzione, mai diciamo di copiare gli atteggiamenti o le cose esteriori, ma di prendere da questo santo quello che il Signore gli suggeriva nella sua vita. Ha sofferto tanto anche Fra Daniele dal punto di vista fisico, anche morale, ma ha soprattutto tanti interventi chirurgici, sopportati, accettati, accolti e offerti. Ecco, soffrire e offrire, una delle, diciamo, delle frasi che sempre diciamo noi attribuiamo sia a Padre Pio sia a Fra Daniele, sotto la croce
croce, diceva Padre Pio, siamo nel periodo della Quaresima, si impara ad amare. Sotto la croce di Cristo e anche le tante croci e i tanti crocifissi che si incontrano nella propria esperienza. E che io penso che questo rapporto profondo, ma singolare, autonomo potrei dire, di Fratellieri con Padre Pio, alla scuola di Padre Pio, ma nella sua grande autonomia, nella sua semplicità e con la sua personalità. Ecco, Fra Ezio, una sintesi attraverso il servizio di Leonardo Fania e le parole di Padre Mariano Di Vita, di un'esperienza, quella di Fra Daniele, che ha tanto da dirci e raccontarci ancora oggi dal punto di vista spirituale della fede. Ecco, Nicola, Padre Mariano sottolineava bene in questa, ecco, intervista, soffrire per offrire. Questo lo stiamo notando non soltanto in quelle figure che si sono incamminate già verso la santità riconosciuta canonicamente, ma anche in quelle figure che sono quelle che tu dicevi, no, i santi della porta accanto, che è un termine che ci sta accompagnando in questo periodo e che ci accompagnerà ancora più intensamente poi successivamente nel periodo della Quaresima. Quindi noi abbiamo l'opportunità alla scuola dell'amore di comprendere quelle che sono le caratteristiche, le qualità, le peculiarità di una santità che non si dà nell'imitazione di una persona, ma bensì si dà nell'originalità di quel che qualcuno o qualcuna può dare di sé come contributo alla Chiesa, per l'edificazione della Chiesa e a servizio dei fratelli, sempre sotto la croce, alla seguira di Cristo. Ecco, Fra Ezio, quando ho raccolto questa riflessione di Padre Mariano, era in occasione di un appuntamento che vogliamo ricordare, si svolge qui proprio nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo, ogni 6 del mese, quindi ogni mese, giorno 6, si celebra una particolare, ecco, Santa Messa dedicata proprio a Fra Daniele Natale, un appuntamento che vogliamo ricordare ai nostri amici telespettatori, magari coloro i quali vogliono essere più vicini anche nella preghiera a Padre Pio e Fra Daniele stesso. Ma Fra Ezio, ci dobbiamo fermare per la prima pausa pubblicitaria e poi saremo insieme per parlare di Maria Bolognesi. E come vi dicevo, ora vogliamo aprire una pagina dedicata a Maria Bolognesi, una figura straordinaria questa, della quale parleremo con Padre Raffaele Talmelli, del ramo monastico della Congregazione dei Servi del Paraclito, che ha conosciuto personalmente Maria Bolognesi e le è stato accanto fino all'ultimo, potremmo dire, dell'ultimo momento della sua vita. Ma prima di entrare nel merito di tutto ciò, una breve scheda introduttiva. Chi era Maria Bolognesi? Maria Bolognesi nacque il 21 ottobre 1924 a Bosaro, in provincia di Rovigo. Il cognome lo ricevette dal patrigno Giuseppe, sposato dalla madre. Data l'estrema povertà della famiglia, la piccola andò subito a lavorare nei campi. Fu bracciante agricola per 26 anni. Frequentò i primi 2 anni di elementari, ma non riuscì a passare in terza, proprio per la necessità di lavorare e per la denutrizione. Fin da piccola si consacrò totalmente al Signore e alla Madonna. La vita familiare era difficile. Il patrigno, infatti, maltrattava la moglie, perché temeva che lo tradisse. Da parte sua, anche la mamma, nervosa e bestemmiatrice, malmenava i suoi piccoli. Maria allora fu allontanata e mandata ospite nella canonica di Don Sant'Emagro, per svolgere alcuni lavori domestici. Iniziò così un pellegrinaggio faticoso di continui cambiamenti di residenza, accompagnati sempre da lavori faticosi. Lavorò moltissimo, non godette mai degli agi del benessere, patì un lungo elenco di malanni, subì paurose tentazioni diaboliche, ma non si diede mai per vinta. In casa era il sostegno dei grandi e dei piccoli, in campagna svolgeva i lavori più disparati. Imparò a confezionare vestiti, pantofole, scarpette. Per se stessa si cucì un abito speciale, non mondano. Si dedicava anche a piccole opere di muratura. Dal 1943, per alcune ore al giorno, raccoglieva i bambini di famiglie povere per permettere ai genitori di recarsi al lavoro. I suoi molti carismi mistici non le impedirono di spendersi nella carità verso il prossimo, soprattutto verso i bambini, per i quali si fece factotum, calzolaio, sarta, falegname e anche questuante.
Erano frequenti le sue visite ai malati e l'assistenza notturna ospedaliera. Raccoglieva denaro e generi di prima necessità per le famiglie indigenti. Morì di infarto a Rovigo il 30 gennaio 1980. Le sue spoglie riposano nella chiesa parrocchiale di Bosaro. E per parlarci di Maria Bolognesi, come vi accennavo qualche istante fa, abbiamo in collegamento padre Raffaele Talmelli. Una vita, quella sacerdotale, ma anche dal punto di vista scientifico, molto intensa, quella di padre Raffaele, che oltre ad essere appunto un sacerdote, un monaco della Congregazione dei Servi del Paraclito, è laureato in medicina e chirurgia, specializzato in psichiatria e ha appunto un'attività dal punto di vista scientifico molto importante, oltre che essere anche esorcista. Ma padre Raffaele, ecco, nel salutarla vogliamo chiederle subito quando ha conosciuto Maria Bolognesi. Intanto vi ringrazio velocemente e sono molto emozionato di dover fare questo incontro. Io ho incontrato Maria Bolognesi nel 1974, avevo 14 anni allora, cioè avevo appena compiuto i 15, ecco, da un mese, e diciamo fu un evento, una serie di coincidenze casuali che mi portarono alla conoscenza di questa signorina che faceva la donna di servizio, era una laica, e però aleggiava attorno a lei questa fama di santità che mi aveva incuriosito, anche se le suore che mi avevano parlato di Maria, cominciavo il mio cammino di fede proprio a quell'età, da un lato ero incuriosito, ma mi avevano raccomandato molto di non fare domande a Maria, di non essere curioso e di parlare solo di me stesso, non chiedere cose, e quindi ero anche un po' timoroso. Rimasi un po' esterrefatto entrando nella sua casa, perché era estremamente normale, mi aspettavo un piccolo santuario, non lo so, qualche icone, candele. C'era una casa normalissima, le ciabatte, un modo di fare molto semplice. E così iniziò il nostro rapporto, che fu simpatico, ecco, devo dire, perché aveva anche un certo senso dell'umorismo, pur essendo piena di sofferenze. E non mi sono neanche reso conto negli anni della sua vita di quante cose mi aveva trasmesso, perché aveva una grande virtù, di cui mi sono accorto tanti anni dopo, che era quella di dire delle cose molto importanti, ma faceva in modo che fossero come una mia scoperta, con piccole domande, in modo che io davo le risposte e alla fine dicevo: ah, è vero, non ho capito, non avevo capito prima, così avevo l'impressione di esserci arrivato io, ma invece era lei che induceva certi ragionamenti. E nel suo modo di essere, così, di parlare, era molto semplice, però credo che ha comunicato dei grandi contenuti. Ecco, padre Raffaele, sì, sicuramente entrando nel dettaglio, ecco, della biografia di Maria Bolognesi, scopriamo tanti, tanti aspetti che andrebbero ciascuno, come dire, evidenziati e approfonditi. Tra l'altro lei stesso ha scritto un libro dedicato proprio a lei, Il profumo dell'unguento, ricordo della Beata Maria Bolognesi. Ma dicevamo della straordinarietà, nell'ordinarietà della vita di Maria. Lei ha avuto poi successivamente anche un altro ruolo, oltre ad averla conosciuta in età adolescenziale, quando lei appunto aveva 14-15 anni, ha seguito la sua vicenda fino quasi all'ultimo. Ho letto di una testimonianza nella quale ci parla di un suo colloquio telefonico con lei avvenuto pochi istanti prima che morisse. Eh sì, da qualche ora prima, la sera del 29, e quindi ebbe questo saluto che fu molto caloroso. Mi lasciò molto perplessa questa cosa, perché Maria era molto riservata. Ho capito dopo cosa voleva dire il matrimonio mistico. Quando la persona apparteneva tutta al Signore, era così gelosa che anche gli affetti normali, avessi familiari,
potevano in qualche modo essere di ombra, ecco, e lei era molto riservata. Invece fu una telefonata estremamente calorosa che mi sorprese, ecco, alle 9:15 alla sera, e poi è morta alcune ore dopo. Alcune ore dopo, ecco. E poi qualche anno dopo un'altra pagina di storia legata a Maria. Lei si è trovato ad essere postulatore della sua causa. Ma prima ancora, no, c'era un'altra, perché quando iniziò il processo nel 94, venni chiamato testimone, ma a quel punto intanto mi ero già laureato in medicina, ero specializzato in psichiatria, ero l'unico psichiatra che l'aveva conosciuta, e siccome alleggiavano tante storie attorno di lei per via dei fenomeni mistici, mi sembrò opportuno comunque lasciare alla commissione una perizia che, cioè, poteva avere poco valore perché era fatta sui miei ricordi, quindi non, diciamo che dal punto di vista giuridico avrebbe avuto poco valore, però credo che sia stata importante nel tempo, perché ha messo, devo dire anche grazie a Maria, ho capito tanto bene con la differenza fra fenomeni psichiatrici e fenomeni mistici. Questo è il 95. E poi, incredibilmente, tanti anni dopo, 30 anni dalla morte, per una serie anche lì di coincidenze casuali, non cercate in nessun modo, mi fu richiesto di essere il postulatore. E devo dire con grande emozione, vi lascio immaginare, ecco, essere, certo, passato dall'amicizia a quello che alla fine, nella beatificazione, insomma, ho avuto l'emozione, la gioia. Immaginiamo. Di vederla sugli altari, ecco, mi sembra ancora una cosa da non credere. Ecco, padre Raffaele, abbiamo un paio di minuti ancora a nostra disposizione. Il tempo per dirci, laddove è possibile sintetizzare, quale potrebbe essere il messaggio che oggi Maria Bolognesi lascia a tutti noi dal punto di vista spirituale? Sì, la responsabilità personale. Credere profondamente che possiamo fare qualche cosa. A noi non è chiesto di cambiare il mondo, ma possiamo cambiare qualcosa in noi stessi e credere che il nostro, non solo le nostre preghiere, ma il nostro sacrificio, la nostra offerta personale ha un valore. Una volta feci una specie di commento, insomma, due o tre, potrei parlare molto a lungo, ma ne dico solo due. Una volta mi lamentavo per le mie distrazioni continue, mi sembrava di non pregare, mi fece un esempio molto semplice. Pronto? Sì, la sentiamo. Mi raccontò l'episodio di Mosè che teneva le braccia alzate, e quando aveva le braccia alzate il popolo vinceva. Allora, mi dice praticamente tre cose. Uno, cioè, ricordati che non è solo il cervello che prega, ma è tutto il nostro essere. Ecco. E tutto il nostro essere, i sacerdoti alzano le braccia, mi siete l'esempio di Mosè. A un certo punto Mosè si stanca e gli cascano le braccia. E allora mi disse, suo commento, vedi, ci sono certe battaglie nella vita che fanno cascare le braccia. A un certo punto però ci furono due amici di Mosè che gli tenevano le braccia alzate, mettendo anche un sasso. E se gli amici veri non sono quelli che ti dicono hai ragione che ti cascano le braccia, sono quelli che ti aiutano a tenerle su, in modo che fino in fondo continui il tuo ruolo. Il suo piccolo gesto faceva vincere il popolo. Che bello. E un'altra volta, come nel 78-79, venivano fuori sempre queste profezie di sventura, il mondo sta per finire, e Dio castiga, e tutte le cose brutte. E una volta mi raccontò Mosè, che contrattava con Dio il fine di Sodoma e Gomorra. E che se c'erano 10 giusti, 50 giusti, 40, 10, e alla fine fece tutto questo esempio che Dio avrebbe risparmiato tutto il disastro se c'erano 10 giusti. Allora alla fine mi fece questa domanda, dice, ma dimmi, cioè, allora la città perché sia stata distrutta? Perché è stata distrutta? E dico, beh, dico, per i peccati dei suoi abitanti, cioè, se è vero. Dice, ma pensa che responsabilità quei 10 giusti che il Signore aveva chiamato a essere giusti e non lo furono. Ecco, mi ha guardato e dice, tu preoccupati di essere un giusto, non dai peccati degli altri.
Ecco. Pensa che indicazione, questo lo do tanto Certo. volentieri. Pensa di essere un giusto, non preoccuparti dei peccati degli E altri. questo è sicuramente un grande insegnamento che vogliamo Sì. fare anche nostro, padre Raffaele. Purtroppo, ma Va bene. diciamo, abbiamo introdotto questa figura ai nostri amici telespettatori, ma sicuramente avremo il desiderio in futuro di tornare a parlare in maniera più dettagliata di Maria Bolognesi. Intanto, davvero grazie di Volentieri, cuore. se... a voi. Arrivederci, benedico tutti. Buona giornata, grazie mille. Noi ci fermiamo per una pausa e poi insieme ancora per un'altra pagina dedicata questa volta ad Alessia Mairati. Abbiamo parlato di Fra Daniele Natale, abbiamo parlato di Maria Bolognesi, figure che la Chiesa pone alla nostra attenzione, sulla quale appunto la Chiesa studia, verifica. Ecco, nel caso di Maria Bolognesi siamo arrivati alla sua beatificazione. Ma ora apriamo una pagina dedicata invece alle storie di vita che hanno tanto da insegnarci anche dal punto di vista della fede. Lo facciamo attraverso l'esperienza di Alessia Mairati, della quale scopriamo qualcosa in questa scheda. Alessia Mairati, giovane novarese, ha 16 anni quando, grazie a una borsa di studio, arriva a Quito, in Ecuador, per trascorrervi un anno scolastico. Si ambienta, instaura amicizie, ma ben presto entra in contatto con una realtà caratterizzata da baraccopoli, orfanotrofi e posti e persone dimenticati dal mondo. Si dedica a una ricerca sui bambini di strada. In una email del gennaio 2004 scrive ai genitori: tra 11 mesi avrò 18 anni, dovrò scegliere che cosa fare con la mia vita. Voglio studiare qualcosa che mi permetta di aiutare questi paesi del terzo mondo. Voglio fare qualcosa di utile. In un'email successiva racconta: oggi sono andata in un orfanotrofio femminile. Sono fuori da quel posto, ma il mio cuore è rimasto lì. Vivo in una realtà difficile. È la triste realtà del paese che sempre più mi sta rubando il cuore. Voglio fare qualcosa nel mio piccolo e lo farò. Ho in mente un progetto che però deve essere realizzato. Nel giugno del 2004 il papà Giovanni riceve una telefonata. Alessia è ricoverata in ospedale in seguito a una reazione allergica che le ha causato uno shock anafilattico. I genitori volano subito da lei e la trovano in rianimazione, in coma. Dopo alcuni giorni è fuori pericolo. Miracolosamente, se si pensa che per soccorrerla le era stata praticata solo la respirazione bocca a bocca. Alessia ritorna alla vita, seppur lentamente, e racconta di aver visto durante il coma una luce gialla, intensa, e di aver provato una sensazione di benessere incredibile. Ricorda anche persone con i capelli lunghi e biondi che pregavano vicino a lei e dice che la sua bisnonna le ha parlato, avvertendola che quello non era il suo momento e che doveva quindi tornare indietro. Afferma di aver assistito al suo funerale, una festa in cui mancava sua madre. Tutte le mattine Alessia riceve la comunione, nonostante prima di questa esperienza non fosse particolarmente praticante. Vuole che porti fiori gialli alla Madonna nella cappella dell'ospedale, poi desidera braccialetti, collane e orecchini tutti gialli. Era come se quello, il colore della luce, fosse diventato il suo. È sempre più sofferente, ma il sorriso sul volto non si spegne mai. Il papà torna in Italia per organizzare il rientro di Alessia e della moglie in aeroambulanza. Il 2 luglio 2004 l'aereo parte da Quito e fa scalo tecnico a Panama, ma durante il decollo si schianta contro un hangar. Muoiono in sette, comprese Alessia e sua madre. Il 10 luglio viene celebrato il funerale, una funzione allegra, con musica gioiosa. Le campane suonano a festa, le persone applaudono e la mamma non c'è. Da questo immenso dolore parte l'avventura di Casa Alessia. L'associazione che porta il suo nome e colora di giallo girasole, il suo fiore preferito, innumerevoli iniziative tra l'Africa, l'Europa, l'Asia e presto il suo caro Sud America. E le storie di vita di quest'oggi ci hanno parlato di Alessia Mairati, di cui abbiamo in collegamento il papà
Giovanni, del quale abbiamo fatto cenno anche in questa scheda, proprio perché nel suo nome sta portando avanti quello che era il suo sogno. Grazie innanzitutto di essere con noi, signor Giovanni, è davvero una gioia essere qui con lei per parlare di Alessia. Assolutamente, grazie a tutti voi che mi permettete di parlare di Alessia e di fare conoscere soprattutto la sua storia. Abbiamo parlato di quella che è stata la sua vicenda sfortunata, ma che oggi vede dei frutti importanti che attraverso appunto questa associazione di volontariato internazionale lei, il papà, insieme a tanti volontari state portando avanti. Ecco, ci può raccontare quando è nata l'idea appunto di concretizzare questo sogno di Alessia? Il sogno di Alessia è nata subito questa idea, appena dopo l'incidente. Quindi io dovevo fare in modo che quello che lei aveva scritto, cioè il suo sogno, diventasse realtà. Per me è stato come un testamento morale. Quindi io mi sono impegnato di fare quello che lei avrebbe voluto fare da grande. Abbiamo fatto diverse iniziative. La prima iniziativa è stata in Burundi, dove abbiamo costruito un orfanotrofio con gli amici del Rotary Horta Club San Giulio di Novara e dove attualmente ci sono 48 bambini dai 0 ai 3 anni. Dopo questa iniziativa, sempre in Burundi, abbiamo costruito 48 casette per gli ex ragazzi soldato, il villaggio Alessia. Dopo di questo, sempre in Burundi, abbiamo costruito una scuola che inizialmente era formata da 4 corpi di edifici. Attualmente ci sono 450 bambini, nel 2012 erano una trentina. Adesso il prossimo progetto è quello di alzare una costruzione per poter ospitare ancora più bambini. Queste iniziative... Sì, prego. Sì, prego, prego, signor Giovanni, poi le chiederò un ulteriore approfondimento. Queste iniziative, dicevo... Sì, queste iniziative... sono tutte sono in collaborazione con le sorelle della Carità di Novara, che loro sono lì e quindi curano i bambini, ci danno questa possibilità, perché noi tutte le nostre iniziative preferiamo che avere come collaborazione le missionarie, perché ci danno una garanzia di una certa continuità e quindi è il nostro appoggio verso loro. Sempre con queste sorelle in India abbiamo costruito 2 ostelli dove vengono ospitati i bambini delle campagne dell'India, zone molto molto povere. Poi abbiamo fatto altre iniziative, siamo stati in Nepal, abbiamo costruito una scuola e abbiamo costruito anche un'altra casa come centro per le donne partorienti, perché lì è un grosso problema. Le case sono sparse sulle montagne e quando le donne devono partorire, molte volte partoriscono in casa e quindi perdono il bambino e tante volte muoiono anche le mamme stesse. Da lì siamo stati anche in Romania. In Romania abbiamo inaugurato una casa 5-6 mesi fa dove vengono ospitati 18 bambini, bambini di strada. C'è una povertà veramente incredibile in Romania. E noi siamo stati nei campi diverse volte dove abbiamo visto questi bambini, quindi portarli via all'età di 3 o 4 anni per poterli salvare effettivamente. Poi abbiamo fatto il grande progetto, quello in Ecuador, dove abbiamo costruito l'orfanotrofio dove sono ospitati circa 50 bambini. Questo l'abbiamo fatto con delle suore di Roma, le sorelle della fanciullezza. Ma poi abbiamo fatto anche tantissime altre iniziative, abbiamo organizzato dei container in Albania, in Romania, in Burundi, siamo stati nel 2016, abbiamo costruito una scuola post terremoto in Umbria, insomma, ma tante altre iniziative, grandi e piccole. Poi noi diamo sempre una grossa mano per gli orfani del Burundi, perché gli orfani bisogna dare da mangiare, bisogna comprare lavatrici, è tutto un lavoro che c'è dietro, capito?
Signor Giovanni, lei da quello che ci sta raccontando davvero sta facendo tantissimo attraverso il contributo delle persone appunto che collaborano a queste iniziative, a quelle che le sostengono. Nel nome di Alessia, che aveva questa particolare attenzione soprattutto nei confronti dei bambini, come dicevamo proprio Certo. all'inizio della scheda, è stato quello il colpo di fulmine, tra virgolette, di Alessia nei confronti di una realtà povera, quale quella dell'Ecuador, soprattutto in rapporto ai bambini abbandonati. Ecco, tutto questo è davvero un grande segno di umanità da parte vostra e di attenzione verso la gente. Ecco, per salutarci, se dovesse dirci per nome e per conto di Alessia, ecco, aprirci il cuore all'aiuto, al sostegno al prossimo, cosa ci direbbe oggi? Ma secondo me Alessia ha questa attenzione particolare. E in una mail lei diceva che quando guardava i poveri che ti tendono la mano in Italia, di solito tu volgi lo sguardo da un'altra parte per cercare di far finta di non vederli. Mentre invece lei era colpita soprattutto in Ecuador di questi bambini che ti guardano con quegli occhioni intensi. Ecco, io dico una cosa, che sicuramente l'esperienza che ha avuto Alessia è stata un'esperienza importante e grande che l'ha fatta maturare nonostante i suoi 16-17 anni. Quello che io dico è prestare sempre attenzione a chi ti tende la mano, perché è un gesto d'amore che ti arricchisce. Grazie, grazie davvero signor Giovanni per questa sua bella testimonianza e davvero ci auguriamo che possiate fare attraverso l'associazione Casa Alessia quanto più bene possibile nel mondo, proprio per dare ancora più frutti a questo seme lasciato sulla terra da Alessia. Grazie e Esatto. buon lavoro. Grazie a lei e a voi tutti. Buona giornata. Ancora una pausa e poi nella conclusione del nostro programma con Fraezio tireremo le somme e parleremo ancora di santità dal punto di vista delle parole del Magistero di Papa Francesco. Torniamo con Fraezio che ha diligentemente e pazientemente, come dire, ascoltato queste testimonianze che vi abbiamo proposto perché si è riservato, ecco, di dire la sua in questa pagina conclusiva del nostro programma. Abbiamo messo in ordine una serie di esperienze davvero toccanti, soprattutto l'ultima, Fraezio, si ricollega anche a quanto la Chiesa ci propone dal punto di vista liturgico e della preghiera quest'oggi. L'esperienza di Alessia è sicuramente un'esperienza che si è trasformata, si è trasfigurata in un bene fatto al prossimo, amplificato grazie a quello che il padre di Alessia ha voluto, come dire, regalare al prossimo attraverso il suo immenso dolore. E questo si ricollega appunto anche alla preghiera. Ecco, Nicola, dicevamo proprio nella pausa insieme, com'è possibile che tanto dolore possa far sviluppare così tanto amore? Questo è possibile alla luce, ecco, di un'esperienza fatta in un'ottica cristiana, no? E l'amore è sempre, come ti dicevo, più grande del dolore. Quindi anche oggi la liturgia nel presentarci Santa Scolastica nel Comune delle Vergini diceva proprio così, ripetendo un passo per di più del Cantico dei Cantici, eh? Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo, per cui non c'è nulla che può spegnere l'amore. Se c'è un desiderio di fondo, quel desiderio di fondo, per quanto possa essere grande il dolore, l'amore sovrasta tutte le cose. E noi questa esperienza la impariamo proprio alla scuola dell'amore, dove per noi l'amore è una persona concreta, è la persona di Gesù, e questo è quello che abbiamo respirato anche nelle testimonianze che abbiamo ascoltato, in quelle che stiamo avendo l'opportunità di conoscere nel nostro cammino, ecco, in questo appuntamento settimanale. Per cui, ecco, Nicola, quello che dicevamo prima, anche richiamando le parole di Papa Francesco nella Gaudete et Exsultate della scorsa volta, no? La fedeltà all'amore diventa qualcosa di straordinario. Ecco, e questo è l'augurio che facciamo a ciascuno di noi, ma anche ai nostri amici di Padre Pio TV che ci seguono da casa, che possiamo, ecco, inserire questo elemento che è un elemento essenziale per la propria santità.
Ecco, la santità, pur essendo originale, cioè pur essendo ognuno di noi chiamato in un modo diverso alla santità, la santità ha delle caratteristiche comuni. La fedeltà all'amore era la scorsa volta. Io direi che a questo punto, Nicola, possiamo mandare l'altra clip per vedere Certo. un altro aspetto della santità. Un'altra caratteristica della santità è la fermezza interiore, opera della grazia. Essa ci preserva da lasciarci trascinare dalla violenza che invade la vita sociale, perché la grazia smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. Il santo non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma piuttosto li considera superiori a se stesso. Scrive San Giovanni della Croce: rallegrati del bene degli altri come se fosse tuo e cerca sinceramente che questi siano preferiti a te in tutte le cose. In tal modo vincerai il male con il bene, caccerai lontano da te il demonio e ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò specialmente con coloro i quali meno ti sono simpatici. Sappi che se non ti eserciterai in questo campo, non giungerai alla vera carità, né farai profitto in essa. Ecco Frezio, Ecco questi allora. sì, sono passaggi della Gaudete ed Exultate, lo ricordiamo per i nostri telespettatori che magari ci seguono per la prima volta, che stiamo proponendo al termine di ogni puntata. Gaudete ed Exultate, che è una esortazione apostolica, la terza di Papa Francesco, scritta il 19 marzo del 2018. Ecco, quello che ci hai proposto quest'oggi tocca ancora una volta profondamente ciascuno di noi. Ecco, Nicola, come dicevo, ecco, il santo è colui che non sta a guardare la pagliuzza che è nell'occhio del fratello e non guarda la trave in se stesso. È un po' per richiamare un pochettino la testimonianza che abbiamo sentito da Padre Raffaele circa Maria Bolognesi, no? È colui che si impegna ad essere giusto, perché non deve badare a quello che gli altri vivono di negativo, anzi deve dare il suo contributo nel bene, per cui deve cercare anche di promuovere il bene che è negli altri. Questo lo fa il santo. La stessa cosa se la dovremmo trasportare nell'ambito del dolore. Chiaramente il dolore è un'esperienza molto forte ed è facile che noi uomini, proprio in vista del dolore, ci contorciamo su noi stessi, a meno che non prendiamo questo soffrire e lo trasformiamo in un offrire, a meno che non prendiamo questo dolore e lo rendiamo, grazie all'azione della grazia, scusate il gioco di parole, una esperienza profonda d'amore. E sappiamo che lo spirito rende questo dolore con la sua creatività, lo fa diventare un amore esplosivo, un amore che, ripetendo le parole di prima, che i grandi fiumi e le grandi acque, purtroppo, ahimè, ma anche per la gioia nostra, non possono travolgere. Ecco, Frezio, tra l'altro Gaudete et Exultate è proprio un appello, un inno alla speranza, a trasformare il dolore in gioia, ad accettare la sofferenza, ma da questa, ecco, saper aprire il cuore alla gioia. È un po' quello che abbiamo voluto proporre anche quest'oggi attraverso le nostre testimonianze, che soprattutto nell'ultimo caso ci hanno fatto fare un'ulteriore riflessione. Ecco, dicevamo a telecamere spente questo. Magari Alessia, se avesse continuato con la sua esperienza terrena, con tutta la sua voglia, ecco, di aiutare il prossimo, non sarebbe riuscita a fare quello che oggi, a distanza di pochi anni dalla sua perdita, sta facendo il padre in tutto il mondo, trasformando quel dolore non solo in gioia, ma in solidarietà.
Ecco Nicolà, noi adesso ci prepariamo a vivere un tempo forte, la settimana prossima ci troveremo già nel tempo della Quaresima, per cui ecco l'esperienza che noi siamo chiamati a fare in Quaresima è questo nostro cammino alla sequela del nostro Maestro, che è il Signore Gesù, e mettendoci alla sua sequela noi giungeremo poi in quella settimana santa, famosa settimana santa, dove vedremo il dolore in una forma potremmo dire così eclatante. E noi dobbiamo essere bravi a scorgere in quel dolore eclatante una vita eclatante che esploderà nella gioia della domenica di Pasqua. Per cui ecco, i nostri occhi come cristiani guardano già all'orizzonte, perché all'orizzonte il sole prima o poi sorgerà. Quindi questo è l'aspetto. Ecco, dell'esperienza anche che il papà di Alessia ha vissuto e sta vivendo. Potremmo dire così, no? Non esiste, ripetendo un po' le parole di Don Tonino Bello, non esiste un cristiano che non passi dal Venerdì Santo, che però non abbia come meta la Pasqua. Per cui Venerdì Santo per la Pasqua, ok? I due elementi sono fondamentali per il nostro cammino. E sotto Sicuramente. la croce, veramente richiamando le parole di Padre Pio, sotto la croce, lo abbiamo detto spesso, lo abbiamo ripetuto tantissime volte, sotto la croce si impara ad amare. Ma come? Sotto la croce, che è l'esperienza più tragica che si poteva dare ad un uomo che è accusato ingiustamente, di bestemmia. Sotto la croce si impara ad amare. Ed è quello che cerchiamo di trasmettere anche attraverso il nostro appuntamento. Siamo alla conclusione, Fra Ezio. Allora, come sempre, vogliamo salutare i nostri amici telespettatori con il nostro Augurio di pace pace e bene e buon e cammino di bene. Quaresima a tutti. A te, Fra Ezio, alla prossima.